Bentornati a un nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Buonasera. Ciao. Raffreddato come tutti, raffreddato nel senso che sei freddo. Che fa freddo. No, non è raffreddo. E dici che dura ancora, Fabio? Perché preparati, copriti, non t'ammalare. Adesso si rialzano le temperature e poi riscenderanno di nuovo. Un po' meno. Sabato, domenica prossima nevica. E potrebbe nevicare di più. Cioè potrebbe nevicare anche da noi. Sì. Vabbè, no, prenderemo quel che viene. D'altronde è d'inverno. Esatto, siamo abituati a inverni primaverili. E oggi invece ritorna l'inverno come si deve. Anche dai. Se poi c'è chi dice anche dell'agricoltura, dice che se continuano le temperature così, il raccolto, però è inverno, che temperature deve fare? Dipende dal tipo anche del raccolto che facciamo, perché una volta si metteva tutto grano, che come diceva il pane cresce sotto la neve, e oggi invece magari si fa colture diverse, per cui... Gli ulivi sembra che evitino, non faccia grandi danni perché è un freddo asciutto, quindi grosse conseguenze non dovrebbe dare. Logicamente qualche problematica verrà fuori. Parliamo però un po' di zanzare. Parliamo un po' di acqua invece, perché ne è venuta tanta purtroppo quest'autunno, e tra i danni che sono stati fatti è crollato praticamente qui il ponte del Neschieto. Esatto. Adesso c'è da ricostruirlo e il comune ha fatto sapere che non può andare, credo, oltre una quota del 20%, ha detto il vice sindaco Gamurrini, perché lo prevede la legge, perché questa siamo informati che è una strada privata. Sì. È una strada privata in cui il comune dice che interviene portando la materia prima, quindi la ghiaia, per mantenerla, poi di fatto la manutenzione nel suo insieme deve essere fatta dai singoli proprietari. Ora mi sembra strano, perché effettivamente la strada è molto grande, ci sono delle fabbriche all'inizio, ci sono una marea di abitazioni. Questa strada privata, ci può stare, però sicuramente perché il comune non l'ha presa in carico, e non l'avendo presa in carico diventa veramente un problema, perché il comune non può intervenire sulla proprietà privata, capito? Quindi di conseguenza il comune paga una quota di sostegno perché lo può fare, però non può fare tutta l'opera nel suo insieme, perché effettivamente incorrerebbe poi in problematiche con la Corte dei Conti di intervento sulla proprietà privata. Ma c'è un problema pratico. Bisogna trovare delle strade diverse. C'è un problema a proposito di strade. C'è un problema pratico, perché ovviamente qui ricostruire questo ponte e quindi dare il collegamento a questa strada costa tantissimo, e non si può chiedere solo alle famiglie, cioè le famiglie non hanno la possibilità di farlo, credo, no? Quantomeno è un esborso notevole. Quindi, considerato quello che hai detto, che comunque è una strada che... Io sarei curioso di sapere chi l'ha fatto questo ponte a suo tempo. Bisogna informare, andiamo a cercare. Perché sicuramente questa è un'opera pubblica fatta dal pubblico, perché poi qui ci sono, vedi, tubi, raccolta, ci sono le condotte, c'è il gas, c'è l'acqua. Quindi di fatto questa strada viene utilizzata da strutture pubbliche, e quindi anche il comune e gli enti privati ne soffriscono. Quindi dovrebbe intervenire anche Nove Acque, dovrebbe intervenire sicuramente l'ente di bonifica, dovrebbe intervenire anche chi utilizza questa strada per far passare i servizi. Appunto, quindi alla luce del fatto che privata, ok, però assolve delle funzioni pubbliche che hai appena detto, ecco, ci sarà una gente là è isolata, perché hanno avuto lungo, che passano da quella strada dove c'è un cancello, che quella sì che è privata, perché addirittura c'è un cancello che la teneva chiusa e adesso gliel'hanno aperto per passare, quindi quella sì che è privata. E quindi qui bisogna intervenire, devono trovare una soluzione affinché, perché non so se il privato fino a quanto, sicuramente la terra aperta, perché viste le esigenze che ci sono, non è che magari non è che la chiuderà, non è che chiuderà in casa quella gente, perché questa strada poi non sfonda, ci dicevano che arriva fino a quasi siciliano, però muore poi. E quindi di conseguenza niente, che bisogna intervenire, bisogna far sì che in questo caso. E come succede in Abruzzo? Adesso interviene lo Stato, anche nel privato, il governo Renzi ha finanziato tutte le opere di ripristino anche per i privati, dando un contributo a tutti i privati. E quindi qui a questo punto qui, visto che è avvenuto durante una calamità naturale, perché è stata un'alluvione, io penso che una delega il Comune d'Arezzo dovrebbe chiedere alla Regione, inserendo questa opera nelle opere direi, coprire. Direi proprio di sì. So che gli abitanti comunque sono adesso, credo, assistiti da un legale per capire come muoversi, perché comunque è un esborso, comunque rifare questo ponte. Si fa la storia della Banca Etruria. Clienti di serie B e clienti di serie A con Monte dei Paschi sono salvati, quest'altro no. E qui magari da altre parti, dove sono alluvioni, lo Stato interviene e l'amministrazione pubblica interviene. E qui, perché per fortuna abbiamo avuto soltanto questo danno qui importante, oltre agli altri magari sono dei legamenti dappertutto.
Però insomma, qui io penso che un sostegno maggiore oltre il 20% debba essere dato, soprattutto anche dagli enti che utilizzano questa strada, come dicevo, per far passare i loro servizi. Insomma, qui il passaggio è notevole, le sborse tanto, perché fa che qui il ponte costa tanto, quindi non si può chiedere che solo alle famiglie, insomma, vista anche la situazione generale nella quale viviamo, di provvedere, no? La legge prevede questo, per carità, se il vice sindaco ha detto così, ovviamente la legge prevede questo, però siamo in Italia, quindi ci auguriamo che, come dice il nostro Beppe, ci sia un modo per, diciamo, trovare, appunto, il caso di dirlo, un'altra strada, un altro ponte per ottenere magari qualche deroga. Ci vediamo domani. Ciao.